Mariello Piccolo, padrona di casa all'osteria Passami il Sale, bellissimo il nome, grandi vini, perché qui c'è un marito appassionato di grandi etichette, di grandi vini, c'è una cantina importante, c'è un grande menù e c'è una donna innamorata pazza dei buoni sapori del Piemonte. Sì, è proprio così, innamorata pazza. Stiamo Ecco. cercando di fare il meglio e adesso, iniziando l'inverno, vedremo di proporre il meglio che si possa trovare in cucina, Ecco, ecco. stiamo presentando il nuovo menù autunnale. Fuori piove, autunno, ci sono 6 gradi, siamo a Venaria Reale, banlieue di Torino, c'è il Castello dei Savoia e qui in questo contesto direi reale anche come piatti, come ambientazione, perché qui è un posto molto molto bello. Questo menù, vogliamo ricordare qualche piatto? Ma sì, diciamo che i nostri piatti classici rimangono perché abbiamo dei clienti che sono molto affezionati alla tartare di fassone, inverno, estate, primavera, la vogliono e quindi quello lo lasciamo. Il filetto, il brasato, ecco, questi sono piatti, gli agnolotti di carne artigianali. Cerchiamo di lasciarli perché li richiedono e quindi come base abbiamo sempre questi piatti. Ovviamente con la temperatura che si abbassa viene voglia di fare il cervo piuttosto che il cinghiale con la polenta, poi abbiamo la polenta concia, facciamo la bagna cauda e in questo periodo tra l'altro abbiamo conosciuto da poco uno storico che ci sta proponendo di preparare delle serate con ricordati. Ricordando la cucina dell'Ottocento ed è un noto, diciamo, appassionato, ricercatore di tutti i piatti che 100 anni fa imbandivano le tavole, del re. E quindi, la prima serata che faremo 20 è novembre, certo. l'autunno e dopo aver mangiato un po', allora quindi siamo. Sì, il 20 di novembre, venerdì 20 novembre alle ore 20, abbiamo un menù magnifico con dei piatti che ricordano appunto l'Ottocento. Abbiamo un consommé, i ravioli di zucca, solo per citarne qualcuno, perché non li ricordo tutti. La lepre in salmì, poi ci hanno proposto di fare dei carciofi come si facevano una volta al forno gratinati. Abbiamo un aperitivo. Storico, il Punte Mes, io devo confessare che non lo conoscevo, invece questo storico mi ha detto che era molto molto in uso 80, 100 e forse più anni indietro sulle tavole del Piemonte. Bene, un piatto per venire a Passami il Sale. Un piatto che lei consiglierebbe. Tartufi, parliamo di Ah, tartufi. tartufi, giusto, giusto. Abbiamo il tartufo bianco. Guardi, un piatto semplicissimo che però vi assicuro è di una bontà estrema. Crostone di pane con spinacini novelli appena appena scottati, con l'uovo in camicia, il tutto condito con del tartufo bianco e dell'olio extravergine di oliva ed è un piatto eccezionale nella sua semplicità. Grazie Maria, adesso andiamo ad assaggiare questi meravigliosi piatti di Passami il Sale, Venaria Reale, Torino, Piemonte, la grande Italia del gusto.